Il 9 luglio verrà inaugurato il MABOS, Museo d'Arte del Bosco della Sila, che si trova in località Sorbo San Basile, nella provincia di Catanzaro. Un museo innovativo, un museo sperimentale, dove a disposizione degli artisti ci saranno ben 30.000 metri di bosco, che il 9 luglio ospiteranno già questo primo sentiero d'arte contemporanea con le prime 28 sculture realizzate in legno, e uno spazio serra laboratorio, che è lo spazio in cui mi trovo adesso. Uno spazio innovativo diviso in due settori: un settore espositivo, dove gli artisti potranno contaminarsi visivamente anche fra di loro con i visitatori, e uno spazio laboratoriale, dove gli artisti saranno chiamati alla realizzazione site specific delle opere. Ma il MABOS è anche uno spazio residenziale, con delle casette che verranno messe a disposizione degli artisti, che saranno selezionati e saranno invitati. L'artista deve sentirsi ospite di questo luogo, un luogo fantastico che si trova all'interno appunto della Sila catanzarese, per poter in qualche modo riuscire a sperimentare e a produrre un percorso artistico, un percorso contemporaneo, intimo, un unicum, perché la sperimentazione è quello che ci interessa. Se è vero che tutto nasce da un'idea e alla fine sono le persone che realizzano le cose, il MABOS sia quanto di meglio io mi sarei potuto auspicare in questo momento, perché va a colmare sicuramente un mio bisogno, un mio desiderio, il fatto di unire quello che è un percorso che in molti anni noi avevamo già intrapreso, il contesto e il riconoscimento verso l'ambiente, questa tematica così trattata, ma che poi in fin dei conti bisogna dare sempre e comunque delle prove tangibili rispetto a quello che si fa. Legata un po' all'aspetto turistico, ma mancava questa parte fondamentale anche del mio percorso di vita, che è quello appunto artistico e culturale. È l'inizio di un percorso. Si è voluto in qualche modo avere delle persone che vivono all'interno del sistema dell'arte in una maniera davvero molto creativa e interessante. E secondo me uno degli elementi che caratterizzerà in una maniera preponderante questo posto, che è la sperimentazione. Questo è un elemento che contraddistingue Roberto Sottile un po' in tutte le sue manifestazioni, interviste e quant'altro, ma in qualche modo lo è anche nel mio modo di ragionare. Quindi c'è subito questa intesa sul fatto di voler fare qualcosa di particolare, di non replicabile, qualcosa che non va in qualche modo a potersi confrontare con niente di quello che già esiste nel sistema. Quello che noi piacerebbe è che noi venissimo in qualche modo valutati per questa azione che si fa in un contesto totalmente ambientale legato alla sperimentazione.